Quindi, buonasera, amici, benvenuti in live. Buona serata, buona spooky night a tutti quanti. Ciao, ragazzi, come state? Buona serata a tutti! Buona serata, buona serata. Da, sulle note di No Tomorrow. Direttamente dal film Turbo Kid che se non l'avete mai visto dovete recuperarlo, purtroppo non c'è in italiano, c'è solo in subita, immaginatevi un Power Rangers ambientato in questa sorta di futuro distopico, queste Wasteland totalmente annientata la razza umana, ci sono questi, 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 questi questo scenario è un film mega gore e pieno di synthwave, è, è pazzesco ragazzi, ve lo, ve lo consiglio, si chiama Turbo Kid, però dovrete assorbirvi uh, il video in, cioè il film in, in subita buonasera a tutti quanti, ciao a TZ Crystal, grazie per i 200 bit Crystal, grazie di cuore carissimo, carissima Archery è diventato il mio format preferito e abbiamo Fatto solo tipo due live. Questa è la terza. Grazie a Claudier. Grazie del Prime Bello, bello mio. Grazie di cuore e benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Allora, siccome stasera mi cagherò particolarmente addosso con i giochi che ho scelto. E se voi oggi avete già cagato, io vi cagherò a breve. fate la sub. Ciao a quando sentite parlare di quella band Gorgon di Ravenna iniziata da poco. Ma ci stanno, non ne ho sentito. Manda pure, che sono curiosissimo. E Che dovevo dirvi Che dovevo dirvi Ah ecco Questo è successo ieri Scusate se ho staccato la live Improvvisamente Ma mi è crashato il computer E non si riaccendeva Cioè stava tipo Spento Ho dovuto Fare casini Alimentatore Aggiornamenti Spero che oggi non vada a succedere la stessa roba, nel dubbio se succede... Ah, meno aspettatemi, in caso vi avviso io tramite la chat che la live finisce là, purtroppo non so. Perché non mi crasha durante i render, mi crasha solo quando sono in live. Ci ho messo tipo un'ora per risolvere, è stato terrificante. Poi sono andato, oggi pomeriggio ragazzi ho giocato a Fortnite con il mio bro, la sedia a due gambe, e abbiamo fatto vittoria royale. Che ne pensate di questo, eh? Ho dabbato dopo aver detto di aver fatto Vittoria Royale col mio bro su, su Fortnite. Va bene signori, devo, io e Sadia dobbiamo trovare un gioco da fare dopo, la, dopo live, la sera tardi, che sia proprio brainless. Perché Fortnite, porca miseria, non ce la faccio più. Non ce la faccio veramente più. Oh, allora, stasera Harsh Reality, abbiamo due giochetti. Lo so che nel gruppo Telegram vi avevo detto che i giochetti di stasera erano uno a tema... Maledizione delle piramidi E uno a tema Fattoria C'è stato un cambio di programma Ok c'è stato un cambio di programma perché il gioco della fattoria. Eh, dovete sapere che io tutti questi giochi li vado a scaricare da H.io. H.io è un sito web dove si possono caricare i propri giochini indipendenti, ci sono tutte le varie pagine, eccetera, eccetera. E praticamente, cos'è successo? Lo sviluppatore è dell'Arabia Saudita, e, e più precisamente, e non è dell'Arabia Saudita, perdonatemi, non so perché ho detto Arabia Saudita, intendo quella zona, ed è di Israele. E, e quindi gli hanno bloccato PayPal. Credo per i casini della guerra, tipo non ne ho la più pallida testa. Di fatto che provavo a comprare sto cazzo di gioco che costava 2,50 euro e non me lo comprava. E sono andato a controllare. È quell'errore che da Itch.io è quando il um, i, si chiama Itch.io. Ora te lo scrivo. È, è quell'errore che ti dà quando c'è il problema con Paypal del proprietario. Quindi siccome è di Israele ho, ho dato per scontato questa cosa, magari semplicemente non gli funziona il... Hanno bombardato la casa al. Bro... No, no, assolutamente no. Ha, ha bloccato tutto verso Israele. Non lo so, non lo so, l'ho dato, dato, dico per scontato, è sbagliato in realtà. Ok, e che altro volevo dirvi? Quindi, ho scelto un altro gioco. Siccome è, eh, quando facciamo queste live è sempre bello dare una terminologia delle, delle live, siccome ho visto che qualcuno lo chiedeva in live, Arsh Real. Sera. quindi, signori. Pyramid Coast, e ci siamo. Benvenuti su Pyramid Curse. Perché non ti prendo un gatto come tutti gli streamer? Perché, perché vivo da solo e siccome poi mi sposto ogni tre secondi, se mi prendo un gatto, poverino, rimane solo. Dovrò spostare la, la cam in giro a causa delle scritte, però va bene. Grazie a Vittima Sacrificale per il quinto mese. Meglio Piedini Sporchi o Lind. Ma che cazzo! Allora, benvenuto a un Interactive Reenactment: un, un rifacimento interattivo degli eventi che sono successi. Al gruppo di studio F, la F per cosa sta? Penso stia per Foldo. È una versione interattiva di questi de degli eventi e è stata resa disponibile tramite materiale audio audiovisivo che è stato lasciato nella scena. Ok, quindi probabilmente è successo qualcosa a questo studio di gruppo ed è stata ricreata questo, questa, 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 non lo so, questa proiezione in qualche modo. Ci possiamo giocare in base alle prove lasciate sul, sul posto. Okay. Con l'aiuto di questo materiale eh, siamo stati abili di riprodurre eh, con incredibile accuratezza tutti i dettagli di quello che è successo. La tua task è di analizzare gli eventi mostrati qui. Dopo aver completato questa sessione interattiva, eh, riporta ciò che hai scoperto all'amministratore. Ok, quindi dovremo. E rispolverare delle prove che sono state lasciate in seguito, non so, a un omicidio o qualcosa di, di terrificante che è accaduto. Quindi scopriamo eh, che cosa si tratta. Fatemi, Non so dove mettere la cam, perché ecco, vedi già. È una casa, è più una cab, cabin A cabin in the woods. Ok, così posso cambiare camera view. Cosa devo vedere? Tipo qui non c'è nulla. Five Nights at Freddy's, cioè il jumpscare dalle telecamere. Ok, questo è l'ingresso della, della casa. Operazione Pyramid Curse. Science Cabin. Ok, che credo sia questa, questa cabin, appunto, la, questa casetta di legno che abbiamo visto. E l'hai fatta pure tu. Ah, sì, grazie a Dime Starlet per il TR1. Mi ero perso la sub. Grazie di cuore per il TR1. Grazie mille. Punto esclamativo Telegram. Sì, tipo i capanni degli attrezzi o queste robe. Allora, Science Cabin. Ah, in questa cabina scien della scienza c'è un tunnel che va tre metri giù. Ok, cosa c'è in questo tunnel? Ha ah, esplosivi. Ok, hanno piazzato degli esplosivi qua. E sotto per il tunnel. Non so per, qu per quanto possano servirmi come informazioni. Ah, la piramide. La maledizione della piramide è una piramide a testa in giù sottoterra, quindi, perché quello è un tunnel di 3 metri che si collega, e c'è cioè questa piramide 215x137, in realtà non è enorme, cioè, è tipo una sorta di piramide sotterranea capovolta di 2 metri per 1,37 metri. Ah no, 215 metri, scusatemi ragazzi, ehm, me metri e centimetri sono diversi, sono 200 metri, perdonatemi, sì è, è grandissima, ok? Se consideriamo anche la casa, effettivamente è una piramide, è, è, è tremenda, scusatemi. È... 215 metri per 137 metri, ok, è, è gigantesca, ok, io ci dovrò entrare, ne sono sicuro che mi ci fanno entrare. Come usare il Pyramid Seek Rover. Ah, giustamente dovrò usare un rover. Eh, ah, il rover è tipo quello con cui vanno su Marte. Sai quei mh, quei robottini che poi tipo inciampano, tipo si capovolgono o quelle robe. Mi sa, mi sa di sì. Allora usa WASD una tua tastiera per controllare il rover. Puoi anche cambiare la posizione della camera sull'asse delle Y con il tuo mouse. Ok, quindi possiamo fare su e giù o no. X, Y, mi sa su e giù okay. e basta E stai attento alla batteria Del tuo rover Sei il responsabile del rover E se qualcosa gli accade Sarai soggetto a delle penalità Minchia, va bene quando sei nell'area di scan eh, Sentirai un, un allarme speciale Un segnale d'allarme speciale che ti indica eh, Che puoi iniziare a scansionare Premi N nel tuo keypad Per iniziare a scansionare e, Attenzione lo scanning Consuma eh, il 10% Della tua batteria minchia quindi dobbiamo scansionare Tutto prima che scar scarica la batteria Del rover Meet the crew Hello allora, lui è Max. È un, un uomo di sesso maschile di 27 anni, ovvero un operatore, un assistente operatore, una roba del genere. Lui invece è Macchi. Sempre sesso uomo, 42 anni, specialità operatore. Ok, Macchi. Codename? Questo non si sa. Specialità osservatore. Ok, probabilmente c'è qualcosa di, di weird all'interno. Madonna, comunque, è. è è incredibile come stile grafico. Lo, lo ripeterò ogni volta che vedo un gioco del genere. Ok. A good employee has nothing to hide. Tell us about your day. Quindi, qua c'è il computer. Questo penso sia il rover. Prima discesa. No, ragazzi, mi cago addosso, non è possibile. È questo il gameplay? Non mi direi che. Me ne torno indietro. Ah, quindi questo è già il rover. La tasca non è completata. Minchia, eh, fa totalmente backrooms. Che poi questo è un tunnel minuscolo. No, 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 terrificante. Ah, qua posso scansionare. E. Ah, devo tenere premuto, ok. Entrata di Macchi eh, Ah no, Macchi Sentry, vuol dire che noi in questo momento Siamo Macchi, ovvero il secondo Che si è visto prima nel team eh, Un bel Walmart qui dentro Sì, sicuramente. Cazzo, chi è claustrofobico di voi, vi state sentendo male, mi dispiace, non lo so, sta state attenti qui ci sono i jumpscare 100% infatti già mi sto cagando addosso eh, non è ancora sicuro che tipo di, di roccia eh, di che tipo di roccia è fatta la piramide eh, o quale sia la principale con cui è costruita eh, ne nemmeno stare qui a parlare di chi ha voluto fare sta struttura Ehm No, no, al momento non vediamo nessun tipo di uso pratico della piramide. Eh, o circostanze logiche, costruzioni, tunnel. Vabbè, in generale sta, sta vuota la piramide. Investi ah, eh, Maggiore investigazione è richiesta. Ok, allora abbiamo qua. Madonna ragazzi, non è possibile. Ho già la batteria all'89%. Ok, qua è vuoto. Le piramidi sono tombe. Sono tombe le piramidi, siete sicuri? Oh mio dio, dove... Sono tombe le piramidi, siete sicuri? Sì, mi sa di sì. Madonna raga, che scaga. Eh, ne consumi 10 per scansionare, è vero. No, io mi cago addosso. No, mi cago addosso, non riesco a guardare. No, la subcomprime la devi rifare tu manualmente ogni mese, se no non, non, la, non la tiene. La devi rifare tu, ok? Dove siamo? Sta scanning, ok, è un buco tipo. Ok, il tunnel è, è, va giù per 3 metri. È necessario installare uno sp un meccanismo speciale per far scendere giù il rover. E, mh, abbiamo anche bisogno di ordinare delle batterie ad alta capacità per il rover. E nel frattempo dobbiamo stare attenti alla, bat ah, vabbè, alla, alla batteria. L'obiettivo di questo tunnel ci rimane sconosciuto. Quindi non ci posso scendere, muoio. No, mi si spacca il rover. C'era scritto che era una mia. Minchia, io, non... io devo smettere di girarmi così. In sti giochi nel giorno 1 non succede mai nulla. Dici? Sei sicuro? Io ho paura di sì, invece. No, aspettate un attimo. Ho, il... ho la batteria al 69%. Innanzitutto. Io ho il volume troppo basso, io non sto sentendo niente, ragazzi. Ho paura che mi perdo qualche. Facciamo così dovrebbe andare meglio. Oh. La terza entry sarà chiaramente quella. E io mi sono perso, ragazzi. Cos'è sta roba? Funghi, come sono arrivati qua? Perché non me li fa scansionare? Che cazzo ci fanno dei funghi qua? Madonna santa, ragazzi. Is there anybody out there? È che si gira in questo modo così pesante. No, sto. Si muove? Ah, non è un fungo, no! È un fungo. È un topo morto. Madonna. Il corpo di un piccolo redditore, apparentemente un topo, ci sono funghi che escono dalla sua testa. I, mh, i funghi sembra che siano nati direttamente dal, dal cervello attraverso il cranio del ratto. Come sono arrivati qui? Forse c'è un passaggio da qualche altra parte. Sì, perché sono tipo nati dalla testa del topo, ok? Mi sa che c'è qualcosa tipo di... Non dico biochimico, però sai quelle robe... Weird... Sai tipo il film Annihilation? Ah, devo tornare all'ascensore. Chi cazzo si ricorda dove è l'ascensore? Che paura! Che vuol dire Dead End? No, che è successo? Perché Dead End? No, mi cago addosso, mi cago addosso. Che ho fatto? No... Che ho fatto la cazzata? Perché, dead end? Oddio, scappo. Non lo so. Vuol dire che. Oh no, no, c'è l'ascensore. Godo, 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 godo. Vuol dire vicolo cieco. Ok, ok, scusatemi. Ah, non c'era niente. Non c'era niente. Allora, io sono molto debole ai jumpscare. Potrei cagarmi addosso. Quindi, facci piano gioco di merda. Allora. E conclusione del giorno 1: Max, eh, che non sono io, io sto usando il secondo in questo momento, e abbiamo rilasciato il rover per la prima volta oggi e Mark lo guida in modo molto confidente. E ho guardato da vicino con la speranza eh, che a breve anch'io possa guidarlo Vediamo Macchi cosa dice Ah qua siamo al giorno, al 17 novembre 1992 Minchia siamo effettivamente indietro con gli anni E non sono preoccupato, eh, non sono troppo preoccupato del ratto che abbiamo trovato oggi Date le circostanze eh, mh, non è sorprendente che piccoli eruditori sono stati capaci di arrivare all'interno della piramide. Quello di cui sono molto preoccupato è quello per cui è morto. Dobbiamo dobbiamo fa fare ricerche più approfondite. Lui che non si sa chi è... è... Il soggetto ha... Che vuol dire behaves, ragazzi? Mi sta sfuggendo in questo contesto come si può utilizzare Subject A behaves with a special youthful enthusiasm Behaves, si comporta, ok Il soggetto A si comporta con uno speciale entusiasmo giovanile Quando B Tries to be more judicious and show leadership qualities Ok, c'è B che sta mostrando più giudizioso E ha delle qualità da leadership Mentre A è più giocoso E... Al momento nessuna anomalia nei, nei comportamenti del team sono stati rivelati. Ah, lui quindi sta controllando il BMX e Max. No, per me è al contrario. A. Max e BMX. Lui è quello più giocoso, mentre lui è quello che è più... Come dire, più responsabile. Infatti gli stanno facendo guidare il, il rover. Il giornalista. Ah, quindi schippiamo la storia proprio? No, possiamo... Il giornalista, ok. Oh no, sono fuori. È cambiato molto adesso lo stile grafico del gioco. Allora, un giornalista eh, deve soccorrere il suo amico scomparso nelle profondità della foresta. Beh, non mi sembra una foresta mol molto fitta, cioè lo vedi, lo vedi da lontano. Che storia? Eh, si, si ricrederanno di avermi buttato fuori. Almeno ora non dobbiamo essere claustrofobici. È vero? È vero? Beh, ragazzi, siamo nel 1992, voglio dire. Cioè, lo stile grafico. Allora. Io spero che non ci sia niente nella foresta. Però qua dovrei sopravvivere molto meglio ai jumpscare rispetto che al tunnel. Non c'era nessun corvo. Mi sono girato. Oh mio dio! sembra che il corpo abbia già iniziato a decomporsi che cazzo è? ma che cazzo è sta roba? se guardi da vicino puoi vedere funghi che crescono dai rimasugli del corpo niente, sto gioco è fissato con i funghi come possono crescere in questo modo e che tipo di funghi mangiacarne sono merda c'è solo parte del suo corpo qui Sembra che chiunque abbia fatto questa cosa Ha lasciato i rimasugli in giro per la foresta E chiunque abbia fatto questo Potrebbe essere ancora in giro Devo prendere ancora più materiale E andarmene da qua e... Prima che io stesso Possa diventare una story news Perché è un giornalista Porca puttana raga Che schifo Che schifo Il... per... Chi l'ha fatto potrebbe essere Ancora qui mi spaventa parecchio Cos'è questo? sembra ah no, sembra il, il giornalo, penso il taccuino di personaggi di gym ehm, voleva eh, segnare ogni giorno i nel dettaglio della sua sopravvivenza nel bosco ok, quindi è un suo amico, un suo collega che si è buttato nel bosco sento passi Ok, e non lo so. Ho sentito dei passi, sono scemo. E sembra che sia andato nella foresta per provare alla sua ragazza che era un, un tough guy, un, un macho. tipo. Non so come definirlo tough guy. E Marcy, hai detto che non sono un uomo, che gli altri uomini sono molto più mascolini di me coraggiosi di me. Ecco, hai torto. Jim scrive: niente, Jim è impazzito. La parte sotto è completamente illegibile. No, the underlining è completamente illegibile, non so cosa sia underlining. Penso alla parte sotto. E... Sta scrivendo qualcosa riguardo una, una cabin vicino a lui. Ok, credo che la cabin sia quella casetta dove c'è il rover. E Shuck in the middle of nowhere? Che, che posto è? Forse le persone in questa cabin gli hanno fatto questo e perché? Madonna, che scaga. Sembra la roba di Slenderman tipo. Slenderman, primo vero e proprio terrificante evento per me. Ah, in alto a destra dice: Prove trovate 2 su 7. Jesus Christ. Hello. È un teschio? Oh mio dio, è la testa. Oh shit. E eh beh, eh, questa fa un po' schifo. La testa è sfigurata e è, irriconoscibile. È Conoscevo Jimmy da bambino, non avrebbe... He could never do something like that. No, no, non so cosa voglia dire precisamente questo dialogo, però dice che Jimmy non avrebbe mai fatto una cosa del genere. Il, il, il ragazzo non, non riesce nemmeno a cucinare una bistecca. E so solo la visione della carne cruda lo fa stare male. Jesus fa Ma lui ha capito che questo è Jim? Chi avrebbe fatto ta ta tale cosa? Devo andarmene di qua. Oppure si tratta di un, di un report dell'anno. Oppure di un Pulitzer Prize. Un giornalista inve investiga l'omicidio del suo amico. Ecco la mia chance. Ma Cristo Dio è un tuo amico d'infanzia. E tu l'unica cosa che pensi è investigare sul, sulla cosa per prenderti il premio Pulitzer. Ma sei scemo? Devo cercare altre prove. Mi domando chi vorrebbe mai fare un party nel, me nel mezzo del nulla. E Jim è un amico di questo giornalista che si è andato, si è perso nel bosco, semplicemente. È la nostra missione, amico. You e... didn't run off alone? O c'è qualcuno? Ah, ok, c'è gli, gli amici di Jim oppure c'è qualcun altro. È pieno di... No, questo sembra un tubo, non semb No, mi sa che è un ramo. E che caga, che caga. Io non mi voglio inoltrare in questi cespuglietti perché so che c'è qualcosa. Ok, questa è la map. Devo girare in giro per la foresta. Io spero che non... Ho sentito qualcosa? Spero non ci sia nulla di triggerabile che io vado in giro a cazzo di cane e lo triggero. Ho trovato solo 4 indizi su 7. Ecco la cabina. C'era una casetta piccolina in Canada con vasche pesciolini e tanti fiori di lillà. E tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Qua è sempre tutto rotto. E lo c'è qualcuno? Ci sono dei giornaletti. Sembrano le note di qualcuno. Ok, la maggior parte delle pagine hanno delle tracce di inchiostro ed è illeggibile. Ok, però posso leggere un po' di pagine. Scusate, mi sposto, non so dove sono. Fatemi spostare. Perfetto. Ok, e sono sei mesi da quando siamo qui e non c'è stato nessun progresso nella nostra ricerca, ok? Quindi al momento siamo sei mesi dopo rispetto a quando prima stavamo pilotando il... Il rover all'interno della piramide. Quindi sono sei mesi e non c'è stato nessun progresso, quindi non c'è niente nella piramide. E, mh, moreover, mh, semplicemente non abbiamo l'equipaggiamento necessario per questo, eh, per questo livello di ricerca. Ho detto al nostro Mister X a riguardo: ah, ok, il tipo ignoto che nessuno sa cos'è, ma niente è cambiato in questi sei mesi. Ci è stato detto, continuate a lavorare. E, mh, com com come dovremmo lavorare in queste condizioni? Eh, comunque, Max eh, è venuto da me oggi. Sento dei passi, ragazzi. Che scemo. Eh, non lo so, sento dei passi, sono un pazzo. Eh, dicevo, mm, è venuto da me oggi, Max, e mi ha chiesto eh, di chiamare Maxine. E mi ha chiesto di chiamare Maxine. E, ma che, di che roba si tratta? Non so di cosa sta parlando. Penso che sto. Legger... Sto, sto perdendo la testa. Sì, credo stia diventando piano piano paranoico. Come schippo questo dialogo. Ok. Ah, non so nemmeno come commentare questa cosa. E, mh, devo, devo solamente Together. Vabbè, ci, ci penserò dopo appena ho trovato tutto il materiale. Mi fa sempre cagare sta cosa. Hello. Ah, questa era la stanza che si vedeva dalla videocamera. Ok, questo è il rover. Cos'era quello? Smettetela, ragazzi. Cos'era quella cosa? Ragazzi, smettetela. Vi siete organizzati. Cos'era quella cosa? L'hai visto. Cos'era? Cos'hai visto? Fabbro, cos'hai visto? No, io non, io non continuo il gioco se mi dici cosa hai, cos hai visto. Era un corpo appeso. Qualcosa vicino agli alberi, no? Fra io mi ammazzo. È schizofrenico, non l'ascoltate. Vabbè, ehm, ho visto una cosa come questa prima. Era in un programma TV riguardo le piramidi. Ah, ok. Gli, sci gli scienziati, in quel programma, non, non riuscivano a entrare in queste piccole eh, fessure della piramide, e quindi costruivano robot simili con una telecamera. E. Eh, Avevano un robot molto simile a. They had a much simpler looking robot, but he got the job done. Ah, vabbè, sto robot fa il suo lavoro. E. Mimma... Cioè, non so cosa abbia visto questa, questa macchina. Allora, ragazzi, cosa avete visto fuori? E chiudo la porta. Non si può. Ah, questo è il carrello. Ah, questo è quello con cui si scende giù. Questo è un elevatore nel mezzo della stanza. Eh, sembra un, un ascensore. Ho detto elevatore, sono un cretino. Eh, ma dove va? Non lo so. E voglio sapere la risposta a questa domanda adesso. Entre un po' aspettare. Qui cosa c'è? No. Eh. Non è Jim. È Jim e mi sa che è quello nella tenda. E puoi vedere un sacco di buchi nella sua testa. E sembra che la sua testa sia stata tipo smashed, è stata tipo schiacciata nel tavolo. E non voglio immaginare chi possa averlo fatto. Questa cosa sta andando troppo in là, devo, devo andarmene da qui. No, come seconda discesa, ragazzi, no, mi ammazzo. Devo tornare col robot lì, lì sotto, quindi si torna sei mesi prima adesso. No... No, di nuovo no. E ora ci stanno i jumpscare. Se prima non ci sono stati, ci stanno ora. Puttana Eva. È pieno di funghi. Ma è pure sangue quello a terra? Ok, sembra un sacco di biomateriale di origini sconosciute. Ok, ci avevo beccato col, con la biochimica. E sembrano tipo... Mh, dei funghi che escono da, una, da un ammasso di carne, non ho mai visto niente di simile prima, è, è lo stesso tipo di fungo carnivoro eh, che, che è uscito fuori dalla testa del ratto, ok, quindi qua siamo sei mesi prima rispetto al, al tizio sparato, mi sa che troveremo qualcosa a riguardo... Cosa cazzo è quella cosa? Cosa cazzo è quella cosa? Si muove? No, non mi attacca. Se mi salta in faccia, porco, due spacco il computer. Se mi salti in faccia, porco, due spacco il computer. Rimani fermo là. Non ti devi muovere. Spacco tutto. Sparo al computer se stai fermo là. Io ora indietreggio. Io ora indietreggio e tu non mi fai niente. Porca puttana. Dio mio ragazzi Non è, non è, non è possibile <ride> Vi prego clippate Aspetta Clip Perfetto Tecnicamente lo stai guardando Attraverso due schermi Beh ha senso in realtà E lo Che qua si scende Qua c'è Si è spostato Gli ho fatto il giro Ci vado, ci vado addosso non mi importa, tanto mi deve saltare in faccia. No! Ah, no, non mi salta in faccia. Ah, non è un essere vivente. Cioè, sì. Si... Cosa cazzo è sta roba? Che schifo! È tipo un grumo di sangue dal muro. Ma chi scrive si sta muovendo. Madonna, ragazzi! Ah, mi fa troppo schifo sto coso! Mio dio, questo è quello che c'è sotto il mio letto da quando non lo pulisco da un po'. Allora scendiamo giù. Mi sono pentito, c'è troppo buio. Vaffanculo Cristo Gesù. E non, è, non ha urlato nessuno, mi sono solo cagato perché ho visto sta cosa. Madonna, che schifo. Che schifo, fa, ma è proprio brutto, fa proprio schifo. Nelle piramidi i ricercatori morirono per infezione, quindi è possibile che sia così. Madonna. Ciao Coni, grazie del Prime, grazie a Samuele del terzo mese, a Fleaserfor per il diciannovesimo mese, a Terra dei Fuochi per il diciannovesimo, a Nicola per il quarto. A The Real Comune di Cecina per il Prime. E a Battle Chim per il Prime. Ciao, ragazzi, punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Allora, è difficile descrivere a parole che cosa ho incontrato. No, che cosa abbiamo incontrato. E Sto provando a. I'm trying to hold it together, ma non so come tradurre I'm trying to hold it together. Vabbè, sostanzialmente il, il partner sta avendo dei, 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 dei momenti difficili. Credo gli faccia estremamente schifo a Max. E devo riflettere su quello che ho visto prima di fare altro. Oddio, che schifo. Posso tornarmene a casa, eh? Io non vado a controllare nemmeno dove c'era l'altra fessura. Andiamo a controllare. Non lo so ragazzi. E io ho paura che uno di sti schifi si muova. Perché questo tipo di qua che cosa c'è? Non ci abbiamo guardato. No, me ne vado. Non me ne fotte. Non mi interessa, non controllo. Basta. Me ne vado. Ho deciso che me ne tornerò benatamente a casa a farmi i cazzacci miei. Perché si vede sempre male? No, si vede sempre peggio, ragazzi. Che cazzo sta succedendo? Mi cago addosso, mi cago addosso, mi cago addosso, me ne voglio andare, 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 me ne, andare, me ne vado addosso. Oh, che ansia sto gioco. E non è apparso niente per ora. Mi, mi dà troppo senso. Grazie a Montegonfi per il quinto mese. Ciao bello, sono funghi. Ah, è pro probabilmente è una scan, un campione di quello che abbiamo trovato. Zoom per 50. Ah, mi sa che c'è qualcosa di. Questo è quello che c'è all'interno della biomassa che abbiamo trovato, mi sa. Sì, ok. Questo è quello che c'è all'interno di sto schermo. Madonna che vomito. Vabbè, l'importante. Si è mosso. Sti, secondo me questi funghi quando li hanno portati in laboratorio hanno contagiato i ricercatori in qualche modo e eh, ci sarà una loro secondo me allora eh, questo è il primo fine del primo mese di ricerche ok quindi già è passato un mese e Max dice sono cambiate molte cose in questo mese tutti sono stanchi il programma di ricerca procede lentamente, non mi frega, mi sento diverso adesso. Penso che per la prima volta nella mia vita sento davvero chi sono, sono spaventato e eccitato allo stesso tempo. Ma chi dice, eh, ma chi dice? abbiamo fatto eh, un sacco di ricerca nei materiali che abbiamo trovato. Una cosa è certa, la piramide non è fatta di roccia. E, e sembra fatta di qualche sorta di, di biomateriale è tipo un organismo vivo anche se è impossibile e, ma anche cioè ma, ma dopo quello che abbiamo visto ehm, non sono, non voglio credere a niente. Quindi, non è fatto di roccia, ma è un materiale vivente la piramide. È letteralmente la piramide, è un essere vivente. Mi fa troppo schifo come cosa. Non so perché mi sta facendo senso. E qualcosa è chiaramente cambiato nell'obiettivo A. L'obiettivo B non l'ho ancora notato, è troppo immerso nel suo lavoro. E l'obiettivo, vabbè, io dico, il soggetto A ha, ha, dei, ha un outburst emozionale, ok. E improvvisi cambi d'umore skin rushes, skin rushes che sono? Tipo delle. Potrei chiedere a qualsiasi cosa, grazie, Kevin. Che si intende per skin rushes? Sono tipo dei problemi alla pelle, tipo, tipo delle robe su cui non si sta curando. Sono pustole. Sono irritazioni alla pelle, tipo sfoghi. Oh mio dio, che schifo. Ok, quindi lui ha degli sfoghi alla pelle. Qualcuno l'aveva sgamato. Il fungo sta contagiando il, il personale del posto. Ah, interrogatorio al soggetto S numero 1. Chi è il soggetto S numero 1? Cosa cazzo è il soggetto S numero 1? Come ti chiami? Te l'ho già detto, mi chiamo Phil. Smettila di farmi sempre la stessa domanda. Quando mi lascerai andare. Ma una voce. Ascolta. Mi sento male, grazie almeno per aver spento la luce. Madonna, ma fa tipo. Quindi riesce a comunicare la, la piramide. E, I miei occhi sono. In, cioè, mi, mi fanno male gli occhi per colpa della luce. Sei attratto dalle persone del tuo stesso genere. Ma che cazzo di domanda è? Ti ricordi la faccia di tua madre? Beh, questa mi sembra più sensata. Mamma, ovvio che mi ricordo la sua faccia. Era bionda e. No, aspetta, penso che era bruna. Occhi marroni. Merda, merda, non me lo ricordo. Vuoi vedere che tipo. La piramide ha assorbito un essere umano? Tipo. E noi stiamo parlando con un essere umano assorbito da sta piramide. Perché non riesco a ricordarmi la faccia di mia madre? Mamma, mamma. L'interrogatorio è finito per oggi. Aspetta, dove vai? No, per favore, chiedimi qualcos'altro. E qualsiasi cosa tu chieda, io rispondo. E cosa vuoi sentire? Aiutami. Sì, io credo. E, e a parte che è geniale il plot di sto gioco. E, um, Jimmy. Ah, ok. Ora stiamo giocando come Jimmy. Questa è la mia prima notte di sopravvivenza nella foresta. Guarda i piedi. Allora, prima abbiamo trovato una tenda con un cadavere smaciullato dentro e ora stiamo giocando nei panni di Jimmy. Quindi qualcosa sta per arrivare a smaciullarmi. Io vi avviso che se mi ca. Wow, capezzoli. E questa è la mia prima, prima notte di sopravvivenza nel bosco. E pensavi che non l'avrei fatto, eh? Marcy, la fidanzata. E Jimmy's Sacha Woos. Cosa vuol dire Woos? WSS sembra una marca di Fuster. È un codardo. Dove, dove sono le pa pa parole? Che cazzo? Ecco, guarda adesso Jimmy. Ehm, io sono sicuro che in questo momento è seduto a guardare questa tape. E, e posso immaginare la tua faccia rossa dall'imbarazzo. Quindi lui deve provare alla, alla fidanzata che è un uomo. È tipo un pappamolle, un cacasotto. È un <ride> Esattamente, Marcy. E shame on you for being so wrong about me. Minchia è proprio incredibilmente Alpha woman. È... Perché Jimmy non è il sucker che, che tu pensi che sia. Sono un vero survivalist che può spendere una notte da solo nella foresta. Ho sentito un tremolio. Forse sono quelle persone dalla cabina, dal, dalla casetta. Meglio che spenga la luce. Eh, però lascerò la telecamera eh, in caso. Eh, lo, lo vedi, Marcy? Gli horror I'm willing to endure for you. Non so come tradurla questa. No, no, ha spento la luce. Che devo fare? Non posso fare nulla, ragazzi, non posso fare nulla. Non mi fa fare niente, non so come andarmene, non so come... Devo, devo sorbire. Ma che cazzo? Cosa? Merda, la batteria sta morendo della videocamera. Cristo mio, Penso che qualcosa stia in piedi fuori dalla mia tenda. E Bene. Jimmy è stato, è stato mangiato. Ok, quindi chiunque entra nella piramide è come assorbito Però è strano che rimangono coscienti Posso solo immaginare quanto è brutto rimanere eternità, Perché alla fine è sempre cibo e non credo hai un lifespan Sì, credo che poi ti tiene in vita la... Cos'è masso sopra? Cosa devo cliccare? Sono due cicale Massospora, perdonatemi E clicchiamo questa Ah, questa è un maschio di cicada Cicala penso sia, cicala con eh, Sano, mentre questo è un maschio di cicala infettato dal fungo Masso Sopra. Ok, sto fungo Masso, spo masso Spora perché dico Masso Sopra? Questo fungo Masso Spora sarà questo fungo carnivoro tipo. Ah, vedi come infetta la, il corpo? Le cicale sono affette da un fungo chiamato Masso Spora Cicadina. E la quale altera il loro behavior, la loro volontà e la loro anatomia e il, fu il fungo cresce dentro i loro corpi e gli fa perdere i loro organi riproduttivi e la femmina si comporta normalmente ma il maschio cambia i Their mating signals i suoi segnali penso di approccio E smettono di cantare e iniziano a sbattere le loro ali alla femmina questo attrae altri maschi che vengono infettati dal fungo e quando provano ad accoppiarsi con loro il fungo si, si spredda in questo modo ok che schifo è tipo uno zoom, un fungo zombificatore, circa. Il giornalista. Ah, siamo di nuovo il giornalista. Qua siamo alla seconda tape trovata sua. Cos'è sto suono? No, dove cazzo sono? Che sbocco! È tipo... Sono sceso da qualche parte. Sono entrato nella piramide in una zona... È un, letteralmente un labirinto di carne, ragazzi. Ma che cazzo è sto posto? Mi sa appena secondo di non avere idea di come si è fatta una cicala. Vabbè, sono piccoline, dai. Devi vedere proprio la foto. C'era in adventure time la cicala. Mi sento come un ratto in un labirinto. E il muro di carne fa particolarmente fastidio. Meno male che è, è bidimensionale. Sono chiuso? No, Non vedo un arrivo. Hello? Ci sono pezzi di carta lasciati in giro per tutto il pavimento. E a quanto pare sono della sorta di report: tipo dei diari in uno stile da, da azienda. Tipo de, dei report in uno stile. Che è quella cosa? Cristo dio. Ma che è sto schifo? No, mi sono bloccato. Ah, ok, ok, ok. È un teschio. E questi sono... Oh mio dio che sbocco, ragazzi. Oddio che sbocco, Damn. Eh, che cos'è? Madonna, non riesco a guardarlo. Sembra che il povero ragazzo stia venendo divorato lentamente. E... Non voglio essere in questo posto, non sarei voluto essere in questo posto. Che sbocco, raga. Però è bellissimo a livello estetico. Cioè a livello estetico è devastante. Uh. Questo è un altro report. No, però... Ma se tocco le pareti, che succede? Non tocco le pareti. Facciamo così. È ovunque, Cristo Dio, che vomito! No, no. Ma sono tipo nervi pulsanti. È tipo una sorta di corpo. Cioè, è come se fossi dentro, tipo, il corpo di una balena, capito? Si è ancora crociato. Eh sì, perché non mi fa alzare. Che cos'è quella cosa? È una donna? E lo? Ehi hey Lady, tutto bene? Che sta facendo? Sembra che lei stia tipo leccando i muri della... Del, del, sta leccando i muri di carne, che vomito! No, lei è dentro il muro, non mi sta nemmeno notando. È un botto giungito come roba. Signorina, si mette i pantaloni. Credo che questa donna stia venendo risucchiata dall'organismo. E... Madonna, ragazzi, che schifo! Allora, qua posso andare non crocciato. Ci sono altri fogli. Non mi fa andare. Sì, è proprio Giungito Style. Cristo Dio. Quell'horror. Proprio. Io spero che non finisca con qualcosa che mi finisce in faccia, ma piuttosto con io che vengo risucchiato. Altre carte lasciate in giro. E... Ah, penso che posso notare cosa c'è scritto in alcune di esse. Ok, ne ho abbastanza. Da quando sono con Maxine. Da, da, da quando ci siamo stati insieme con Maxine, quell'osservatore. E... Yeah, I know what is up to. Cioè, so, so il motivo per cui è qua. E... Vuole portarla via da me. Ok, quindi pensa che quell'osservatore vuole rubargli la ragazza. E... Ma non l'avrai. O no, non te la lascerò. E... So che senti tutte le nostre registrazioni. Eh, sono sicuro che è per questo che sei stato mandato qua. Per tenere un occhio su di noi. E per Maxine, ehm, non pensi che io abbia realizzato che lei sta, mi sta, sta dando meno attenzioni a me per colpa tua? Che cosa le stai dicendo? Me la stai mettendo contro? Eh, ok, il, il nostro carissimo, non so chi dei due. E glieli sta mettendo contro. Io, so, io credo che, come dici tu, Andrex, l'osservatore è la piramide stessa. Non lo so perché ho questa opinione: che l'osservatore sia la piramide stessa. Quindi scopriamolo. Sono topi morti questi. È pieno di topi morti. E cosa ho sbagliato, raga? Eh, ho mancato una stanza. Ma mi sa che le ho fatte tutte. No, non avevo fatto questa, mi sa. No, questa l'avevo fatta. No, non l'ho fatto di là. Eh, non l'avevo fatto. Ah, no, qui era chiusa prima. Oh, Gesù Cristo, ragazzi. No, 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 no. Dove devo andare? Dove devo andare? Forse devi andare dalla tipa. Ah, vero, la tipa che era rimasta là. Oh Cristo, questo è un cadavere. È una persona. Sembra il corpo del tipo della cabina. Questi tentacoli. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio. Fa schifo, fa schifo. Fa schifo, fa schifo. Sì, hanno tipo la stessa consistenza delle alghe di mare, pensa un po'. Proviamo ad andare di qua. Che schifo, la sto toccando con la testa, ma porca... Mi abbasso, scusatemi. Ok, e... Maxine si è arrabbiata e... No, no, M Maxine è andata nel... Nella... F... Nel, nel... Nel selvaggio, non mi viene nel wild. Ed è corsa nella foresta. E ok, la troverò. E... Particolarmente con quel dannato Dr. X... Out of the way. E mi sento... Ah, mi, mi farebbe piacere Spaccargli la testa con un martello Quello che abbiamo visto nel tavolo Con la testa appoggiata Gli ha spaccato la testa a uno dei, di quelli che è impazzito Bang, 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 bang Sangue su tutto il posto e... Ora nessuno si metterà tra me e Maxine e, Aspetta, l'idiota nel, nel bosco e cosa, cosa succederebbe se Maxine Trovasse quel asshole nella tenda? Eh, merda, devo ricordarmi di prendere il martello. Ok, quindi questo è impazzito. E... Mr. X. Ciao, Giuseppe. Questo è impazzito e ha ucciso sia l'Observer, lo che a quanto pare non era la piramide, abbiamo sbagliato. E, e... il. Aspetta, ho letto un messaggio. Eh, Poldo e Irmi, inizialmente abbiamo fatto interrogatorio con il tizio messo assorbito e dava l'opzione di chiedere se era attratto al suo stesso gender. Poi abbiamo scoperto masso spora che rende le persone attratte allo stesso gender. Quindi, io penso, cercando la pitamide, loro hanno spigionato un virus, un fungo un carnivoro con queste priorità. Eh, mi sa che questa roba è vera perché la domanda del gender dopo la fattore cicala non è poi così stupida in realtà. Vabbò. Allora. Usciamo a sto punto. Torniamo indietro e usciamo dal. Qui? Maxine è cambiata molto, è diventata selvaggia, non mi vuole nemmeno parlare. Qualche volta la vedo seduta nel, nel, nell'angolo. Muttering non so cosa voglia dire, ma quando l'approccio scappa via. Che cosa ti ho fatto Maxine? È colpa tua. E... Non so cosa gli hai fatto alla mia Maxine, bastardo, ma la pagherai. E' quell'assol nel, nel bosco, un vero idiota. E come è riuscito ad arrivare qui? Non c'è nessun problema adesso. E, uh, devo uh, devo sta stare attento a Mister X. Di qua non si può andare. Torniamo indietro. Allora, l'entrata da che parte era, tra l'altro? Era tipo. Questo muro non c'era qui. No. No. Morto. Cazzo, che palle. Interrogatorio numero due. Cos'è sta cosa? Oh mio dio, che schifo. Ah, ah, no, è un, è un incubo allucinante quello che improvvisamente sei in un, in un labirinto di carne e ti trovi la porta chiusa. Io sta cosa me la sognerò stanotte. Ok, e questa volta um, accendiamo le luci. E, sì, il capo mi ha chiesto che tu sia chiaramente visibile. Ah, è l'interrogatorio del tipo di prima. Phil, e, apparentemente il tuo grunting non era abbastanza per lui, quindi vuole vederti. Here we go. Che schifo. Ah oh mio dio. Ah oh mio dio. Fa senso. Fa molto senso e, con chi sto parlando adesso come ti senti con chi sto parlando adesso il mio nome è Phil ciao Phil io sono un giornalista no è lui ma porca troia e letteralmente prima abbiamo visto essere divorato dal muro porca troia è, è il giornalista letteralmente No, io sono. Eh, oh mio Dio. Eh, sono, un, sono un oceano di dolore. Come sei entrato dentro la piramide? Cosa pensi ti sia successo? Come sei entrato dentro la piramide, voglio sapere. Io mi ricordo stavo facendo un report nel bosco, me ne stavo andando e ho visto un uovo, un uomo, aveva un martello nelle sue mani e mi ha, ha iniziato ad avvicinarsi e, e ve velocemente ho capito che dovevo correre. Ho corso e, e sono caduto in un buco nel, nel suolo e mi ha fatto molto male. Riesci, puoi spiegarci esattamente cos'era la piramide? La piramide è ovunque, è sottoterra: si, cioè, si, 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 si sparge sottoterra per miglia, è vecchia di migliaia di anni e contiene le memorie di tutte le generazioni. È la mia memoria. Non abbiamo più richieste. Aspetta, dove vai? Hai promesso? Thank you. Ha promesso di dargli fuoco. No, gli aveva promesso di dargli fuoco. Di ucciderlo banalmente. Non ce la faceva più. Probabilmente gli ha detto: Tu dacci la, le risposte che vogliamo e noi ti ammazziamo. Fine del, del, della ricreazione interattiva, e, mh, fai il report e la tua conclusione all'amministratore, se hai altre domande per la ricostruzione... Eh... Ah no, se, se hai domande rifai la ricostruzione ancora, grazie. Wow! Porca troia, è finito. Minchia, ragazzi. Non, allora, capolavoro è un, palo, è un parolone. Però, che figata. È stato giocone. Cazzo, clap, clap. Ora, non so se ci sono altre informazioni. Fatemi vedere al volo prima di passare al prossimo gioco. Fatemi vedere. Si chiama Pyramid Curse. È questo qui. Ce l'ho solo io nella mia... Ha nel, mia... 38 recensioni, in realtà non l'ha giocato praticamente nessuno. Nessun italiano l'aveva ancora giocato, cioè recensito. E io l'avevo beccato per la richiesta di candidatura agli Steam Awards. Costa 2,99€ se volete provarlo, ma una volta che l'avete visto da me praticamente. Ci sta, mezz'oretta di gameplay, però figa tutta l'ambientazione, bello ma è pesante. Sì, la storia è molto pesante in realtà. Eh, però figo, figo, figo tutto il found footage style, mi è piaciuto a morire, non ci sono troppe informazioni se non che lo sviluppatore è questo È quello che ha fatto I Live Under Your House I Live Under Your House è un giochino molto interessante, non molto interattivo, tipo punta e clicca e Che fa dannatamente cagare in mano, l'avevo visto tempo fa, non mi ricordo da chi, però mi sa che non sta su Steam perché è pesante, figa, brother? E con tutte le robe che ci si sono viste, io lo definisco abbastanza pesante. Cioè, comunque sono viste le robe disgustose a livello A livello di cose successe. Ecco. Va bene, signori, direi che il prossimo gioco di stasera, visto che abbiamo finito il, um, il Pyramid Course, facciamo qualcosa di più leggero, ovvero un Home Invasion. Come vi dicevo prima, un Home Invasion non è altro che uno di quei giochi in cui tu sei... In casa, stai tranquillo. E improvvisamente ti entra qualcuno. Quindi non molto tranquillo. Fanno cagare addosso. Però questo dovrebbe durare poco. Per questo l'ho scelto come secondo gioco. Così per mezz'ora dovrebbe. Come fail to load Homo. No, non mi si apre. Porca troia. Fatemelo scaricare, scusatemi. Fatemelo riscaricare che non so perché non si apre. Non l'ho ancora aperto. L'ho tipo scaricato 5 minuti prima di iniziare la live. E... mi sa che devo riscaricare il gioco. <ride> Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo, facciamolo. <ride> ok, allora, sto scaricando... Che streamer poco professionale. Ma non so perché non, non mi si sta scaricando. È un fastidio assurdo. Che palle. Fear Creek, però qua c'è il gioco. Tra l'altro si chiama Fire Creek. Ed è sviluppato da dei giapponesi. E io so che i giapponesi hanno sempre un buon gusto. Però non bisogna mai fidarsi dei giochi di X.io. Intanto che si scarica il gioco, grazie di cuore a Nova. Non va il telefono, grazie del Prime. Grazie a Il Capitano per il quarto mese. Grazie a Trollman per il nono mese. Grazie a Bruno per il nono mese. No way, Bimbo con Poldo, come lo chiamiamo? E Jordan. Grazie a Montegonfio per il quinto mese A Coni999 per il Prime A Samuele per il terzo mese Ciao belli, benvenuti a tutti Allora, fammi estrarre il gioco I giapponesi sono pazzi Dei giapponesi c'è tutta la saga della Chillaz Che è una saga devastante Io ho visto solo qualche titolo Quindi potremmo valutare di provarli Ok, we have the game guys We have the game We have the game Game. Game. The game, È sempre bella. Mentre la sigla, tra l'altro, shout out a Joseph X che l'ha creata. Già la colonna sonora è, è partito così. Non c'era nemmeno un menu. Va bene. È il 21 novembre del 2003. Non ho cambiato la categoria della live. Scusatemi un attimo, fatemi cambiare la categoria della live. Non so nemmeno se c'è sto gioco. Su. No, non c'è nemmeno il gioco, quindi devo fare games demos. Perfetto. Dicevo. Eh, il gioco si chiama Fear Creek. Questo è il nome del gioco. Quel 21 novembre 2003, e quando i suoi parenti sono andati via in vacanza, Nathan è stato lasciato da solo con la responsabilità di stare a casa da solo. E. Questo fino a quando suo zio Eric sarebbe arrivato dall'aeroporto. Ok, quindi dobbiamo. Il nostro obiettivo è sopravvivere. Oh mio dio. Sopravvivere in questa casa fino all'arrivo di questo fatidico Eric. Non sento l'audio, è normale? Non c'è nessun audio. Devo riavviarlo, mi sa. Si è buggato l'audio. Porca puttana. Fatemi riavviare. Porca troia Questo sì è molto più realistico Rispetto a quello prima Sarà difficile Dici Ah ok Adesso c'è l'audio Allora Niente Io credo proprio Che ci sia un bug Che non senti l'audio Mio dio che paura fuori È tutto totalmente buio Però c'è sempre La bandiera americana E Devo pulire C'è scritto tipo Oh god Eh esatto come si pulisce? Devo tipo fare. Ah, devo andare nel lavandino. Ops. Che paura. C'è l'audio. Maledizione, se c'è l'audio. Devo abbassarlo perché mi cagherò addosso. Non ha messo l'effetto sonoro del, dei passi, e quindi io non so cosa aspettarmi: se c'è un jumpscare improvviso o altro. Per il gruppo sub, punta esclamativo Telegram. Mi sono cagato addosso, ho visto qualcosa. Ok, esplodiamo la casa prima di tutto. Questo qua c'è il garage. Qua c'è la sala da pranzo. Qua non ci entro. Ovviamente il cesso sempre presente. La lavatrice. La texture buggata. Il cessoide? Sembra Home Alone Sai che è un po'... È come sempre, sono un vampiro Alza leggermente gamma luminosità se c'è... No, purtroppo non c'è nessuna opzione gamma luminosità Dovrei riavviarlo per l'ennesima volta per controllare Vabbè, tanto non ho fatto nulla, proviamo ho solo buttato dei piatti nel lavandino, non ho fatto assolutamente nulla. Dove hai trovato questo gioco? Nella home. Allora, c'è settings. Nel settings c'è la risoluzione. High graphics e master volume. Basta, non c'è altro. Exit share catch. No, niente, non, non posso sistemare la gamma, brother. Dovrai, dovrai guardare attentamente che cosa accade. Quindi eravamo arrivati qua, dobbiamo buttare i piatti. Quindi, quella è l'ultima volta che ho pulito la cucina. Però quanti anni ho? Perché sono molto alto rispetto al tavolo. Sono alticcio. Avevo dimenticato di fare questo. Who the fuck is this? Hello? Ma devo aprire? Si chiama letteralmente home, home Invasion. Ma magari è mio zio? No, oddio, magari è, un è una persona buona. Oddio, non lo so. Apro? Oh, oddio, lo zio mio dio. Ciao, Kiddo, Come sta il mio nipotino preferito oggi? Eh, bene, come è andata la tua giornata? Tutto bene? Tu che mi dici? Eh, questa. Sono stato parecchio impegnato. Cos'è passato dietro, ragazzi? L'avete visto? Ho visto passare dietro una cosa tipo alla velocità della luce. E sono stato... di nuovo! Aspetta! È una macchina? No, non cioè, a parte che in America Non possono andare ai 400 km orari In macchina qua sfrecciando in un quartiere Guarda Moripassa mo Che paura e, Vabbè sono stato particolarmente impegnato al lavoro Però sono felice di essere qua adesso Mi faccio una doccia Se per te va bene e, Sembra ok Fammi sapere se ti serve qualcosa Got it. Che bravo mio zio Ti lagga la cam Ma di nuovo Aspetta un attimo Wait a moment, ragazzi, mi lagga la cam. Direi di no. Sicuri non mi vedevate laggare, giusto? Nel dubbio faccio così, guarda, faccio così. Ok, voi adesso non mi vedete, giustamente. Adesso mi dovreste vedere. ha fatto cagare sotto la sigla, eh lo so. Purtroppo non posso non posso togliere. Grazie a Netherdy per il Prime, grazie di cuore a Die per il Prime, ora non dovrebbe laggare più. Elo, ma mio zio è andato a fare la doccia. Non mi fa aprire la porta. Elo, qua cosa c'è? Butterfly Mi sono seduto nel divano. Mi posso pure qua. Good evening. I'm Connor Fallon, and tonight we bring you a special report on a concerning development in the Bella Fenag. According to recent reports, there have been multiple cases of missing persons over the past few weeks, leaving the community in a state of anxiety and uncertainty. One local resident who has been actively involved in addressing this issue is Sarah. Who has been a resident of the Benton community for over two decades? Perché in a Sarah expressed her apprehension about the frequency of these disappearances and the need for the community to take proactive measures in addressing the issue. It is Dice sono scomparse persone. simply vanish without a trace. This is happening too frequently in our neighborhood, and it is time for us to take this matter seriously. The families of these missing people are understandably concerned and worried. Sarah stated: "The police have confirmed that they are investigating each case of a missing person, however, as of yet, no leads have been found." Consequently, the Benton Boulevard community remains on high alert, with many taking extra precautions to ensure their safety. Mi sono cagato la minchia. We continue to monitor this situation closely and bring you up become available." In the meantime, this is Conor Fallon reporting for International News Network. To and one allora, times. perfetto. Mi sa che sono stanco, devo andare a dormire. Non so dov'è il mio letto. E non so che fine ha fatto lo zio. Sta di fatto. Il tizio al telegiornale mi ha avvisato che probabilmente ho fatto una cazzata ad aprire la porta. Dove devo andare, scusami. Un orologio a cucù. Noah. Ah. Questa è camera mia. Ah, ok, questo cos'è? Ha il mio cesso? Incredibile. Andiamo a nanna? V. Buonanotte. Sì, credo che. Tu, 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 tu. Che è? No, mi sono svegliato di notte, non vedo una sega ragazzi Ah, è un messaggio C'è la, la mia... Allora, sotto la mia cam... Aspettate un attimo, devo spostare la mia cam La metto qua sopra E il, il volo dello zio è... è... No, no, non sto leggendo niente Il... Nei messaggi c'era scritto che questo qui in casa non è lo zio. Questa persona in casa non è mio zio, ragazzi. Allora, lascia la porta. E qui mio zio? No, devo prendere la pistola, devo prendere la pistola, devo prendere la pistola. Get gun. C'ho la pistola, c'ho la pistola. Non entrare o ti spacco la faccia. Ah! Ma c'è bisogno di fare questa. C'è bisogno di fare quest'audio. Mio dio, sei al checkpoint. Che scago il mio cuore. Ma poi questo suono di merda. Giochi di merda. Guarda che ti devono far cagare questi suoni del cazzo fortissimi. Ah, sì, ma spara, non mi sparava. Vi giuro, ho premuto il tasto sinistro e non sparava. Porca troia, guarda. Evidentemente non devo andare là. Due ore di jumpscaremp 3 Ah evidentemente Allora devo prendere la pistola E mo mi ma fa la cazzin E la riprendo Ah Ma ora ha sparato Se n'è andato E ora non mi spara No ragazzi non so come si usa la pistola Non ho più proiettili. E là, e là. Che faccio? Non scendo. Ma mi vede? È ovvio che mi vede. Ma lui non vede la torcia? Sì, non la vede evidentemente. Allora lui sta. Però se ne va là sotto. Da dove cazzo esco, ragazzi? Devo andarmene via di casa? Fino a dove posso scendere affinché lui non mi veda. Allora, io credo che dove è andato. Porca troia, porca troia. Stavo per dire che è un NPC di merda è scomparso dal radar. No, mi sto cacando addosso. Dove devo andare? Ora esce da dietro, no. Se esce da dietro, ragazzi, mi metto a piangere. <ride> allora, se io esco qua dalla porta, lui mi piglia perché sta qua. O faccio il giro tipo? No, non lo so. Aiuto, non lo so. Fagli uno spin kick. <ride> Ma non hai visto prima, non sono riuscito a sparargli. Dove cazzo sta? Allora, tecnicamente lui sta solo in quest'ala qua, quindi se io vado qua a destra, sta là nel bagno, guarda la luce. Allora, visto che ora lui sta nel bagno... Ha fatto slash TP ragazzi. Stava in bagno. Allora, sensato di abbastanza una comedy, perché non senti l'audio? No, lo senti l'audio? Allora, dobbiamo attivare sempre. Ma se scendo senza attivare la cosa della pistola, che succede? In solito, Code Allora, pistola, sparo. E lui se ne va. Io ora scendo. Aspetto che lui. Perché lui adesso sarà qua da qualche parte. Allora, lui ora è qua. Ora, tecnicamente... Se io qua... Allora, nelle scale sto al sicuro perché lui non mi vede. Io nelle scale posso fare quello che voglio. Tanto lui sta qua. Si fa i cazzi suoi. E non mi vede. Ora... E invece mi vede, a quanto pare mi vede Nelle scale mi vede, non so perché prima non mi vedeva Ma adesso mi vede, vabbè, non è un problema Non è un problema Non devi scendere per me E se scappassi dal garage, tipo? C'era quel. Allora, dove cazzo era il garage? Il garage era Devi prendere i proiettili Allora, che la porta è sbarrata L'ho visto O dalla finestra o dal garage Prova a sparare di appena apre la porta. Non, non, non mi fa sparare. Cerca i proiettili. Ah di, eh, posso provare a cercare i proiettili, però se lui sta in giro, guarda, eh, proviamo a cercare. No? Però scappare dalla finestra della camera, ma non lo so. Non credo possa farlo, anche se è l'opzione più semplice. Hello? vicini non avete sentito lo sparo di pistola? Jesus Christ allora i, pro o i proiettili sono da qualche parte nel garage saranno i proiettili perché di là c'è il, il salotto. E là c'è il cesso. O nel cesso ha lasciato i suoi proiettili, però, non mi sta solo correndo addosso. No, dove è andato. Ok, l'ultima volta che ho detto dove è andato, mi è apparso da quel lato. Ma lui che movenze ha? Sì, boh, sta setacciando la casa, ma anche se ha capito dove sono. Allora, aspettiamo che torna qua, quando torna qua e va verso di là, sto NPC di merda, tanto sarà scriptato come poche cose al mondo. Ah, guarda la testa la vedo. Porco due. Noi scappiamo in garage. Ah, lui che è movente ha, ah, non lo so. No, non ancora. Ora Via! Via! No, sono bloccato. Sono... E invece no! Sono salvo! È finito. Ma vaffanculo. <ride> Ma che palle ragazzi! Cioè il plot del gioco era Ti entra uno in casa Sparagli dalla porta E vai Che merda Che merda Tra l'altro Uno dei, dei Dei jumpscare più stupidi dell'universo Che schifo cazzo È già finito Ma ho detto Minchia mo devo stare qua mezz'ora A provare tutto quanto già, già finito Made by Japan Ma magari Japan è il nome Aspetta fammi andare a controllare Perché sicuro io ho fatto una cazzata Piano Wait, allora, e each.io e Fear Creek. Allora, il gioco è questo: Anima senza un jumpscare. Questo al secondo jumpscare già mi sono passati. Circa. Vabbè, gioco semplice. Però questo gioco semplice ha fatto sì che la live finisse alle 22, vedi? Bra bravo al gioco semplice! Bravo al gioco semplice! Bravissimo al gioco semplice! Oddio, Dr. X, dici? Potrei aver skippato parti del gioco? Magari ho skippato. Tipo. Ho fatto un finale secondario. Può essere che c'erano più finali. Anche se dubito. Al giochino di merda che è. Non credo ci siano altri finali. Oggi non ho cagato. Fai la sub. Come Avocada777. Grazie del 38esimo mese. Finalmente trovo più tempo per guardare le streams. Minchia, bentornata. Da quanto tempo che non ti vedo? Grazie anche a NetherDie per il Prime. Ti avevo ringraziato prima. Grazie a tutti quelli che hanno fatto il Prime. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram. Amici, oggi la live finisce. 5 minuti prima rispetto al solito Il primo cioè, la, la, la Archer Reality è finito alle 23 Il gioco Della scorsa settimana dei falò era 1000 rispetto a questi Che intendi quello dei falò? Intendi Fierce to Fathom? Quello della, del, della Setta satanica tipo nel, nel bosco Sì era 1000 per Per il prossimo ragazzi... Consigliatemi anche voi dei giochi perché sono curiosi. Dei giochi che durano chiaramente un po' da portare in live. Che non siano 10 minuti come questo. Ma finito così. Eh, oggi i due giochi sono finiti subito. The Farm. The Cursed Farm. No, Subnautica non lo porterò mai, ragazzi. Quel gioco è ancora il migliore, sì. Sì, 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 sì. Il primo di Arceus sono sicuro che ho visto una roba simile da Favij. Che intendi? Anni fa, dici? Forse un gioco simile, magari? No, Fnaf, ragazzi, non credo. Iron Lang. Cos'è Observation Duty? Fammi controllare. Observation. Perché... Non trovo Observation Duty. Ah, I'm on a Observation Duty. È un gioco. Devi controllare le telecamere di sorveglianza. Cos'è? FNAF 2 praticamente. Resident Evil Iron Lang ragazzi l'ho visto tra l'altro sta uscendo il film di Iron Lang tra l'altro quel gioco io seguì il gameplay da, da Mark the e ora è Mark the Player e ora sta facendo il film di Iron Lang Ed è per colpa di Iron Lang che Mark the Player non è stato scriptato nel film di Five Nights at Freddy's Pensa un po' Devastante No, Poppy Playtime. Leave me alone. Vediamo. Leave me alone. Secondo me prossima Arch Reality potremmo fare lo speciale. E il quarto episodio ci sta a fare un episodio speciale. E minchia, Leave Me Alone sembra figo. Me lo salvo, grazie di cuore per il consiglio. Per il prossimo episodio potremmo fare un, un episodio speciale di Arch Reality a tema dinosauri. Ho trovato un 3-4 giochi tutti cortini da 10-15 minuti, sempre in vecchio stile PSX, però horror coi dinosauri. Tipo che ne so, sei all'interno del Jurassic Park e si sono liberati queste creature, tipo vi faccio... Vabbè non vi posso far vedere e non vi faccio spoiler, però ho trovato un bel po' di giochi a tema horror Jurassic Park. Ci sono un po' di, di giochetti carini, poi vi faccio sapere eh, se per il quarto episodio facciamo questa cosa dei dinosauri. Signori, questa live probabilmente la editerò a video, la faccio uscire come secondo episodio di Harsh Reality. Vediamo, vediamo, vi faccio sapere.